Welcome back e ben ritrovati sul mio canale. Siamo finalmente tornati su Clash Royale dopo una lunga attesa. Torno a far video su questo gioco pazzesco che a me mi sta prendendo in modo particolare. Andiamo subito a donare. Come potete già vedere, ho cambiato clan perché sono entrato in un nuovo clan di un mio amico Riccardo. Il nome si chiama Italiani. Ho abbandonato il clan del Benevento perché comunque era un clan poco attivo e quindi ho deciso di cambiare. Comunque qui facciamo sempre 7, 8 su 10 al baule del clan, quindi torniamo a noi in questo primo episodio dopo tanto tempo. Innanzitutto vi faccio vedere il mazzo che sto utilizzando ed è proprio questo qui. Io direi di andarci a fare una battaglia qui nella sfida classica, dove già ho fatto due sconfitte, speriamo di non fare la terza. E partiamo con gli arcieri, che io direi di sdoppiare con la torre centrale. Andiamo a vedere un po' il nostro avversario come si difende. Butta gli sgherri. Noi facciamo così, cavaliere davanti e poi subito la rete da battaglia con la veleno. Vediamo un po' cosa combina questa veleno, che secondo me ho fatto una grande mossa e ci facciamo tanti danni. Eccolo qui, riparte subito con i tre moschettieri che possiamo contrastare soltanto con una cosa. Solo così possiamo contrastare i tre moschettieri, vai. E il cavaliere da questa parte, va benissimo. Abbiamo preso qualche danno, però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Lui sicuramente sta meglio dei visir rispetto a noi, eh. Però se quel... Ottimo, va benissimo. Io direi di fare così. Buttiamo la rete da battaglia, così ce lo distrugge e ci possiamo difendere tranquillamente. Lui c'ha comunque il mini pack a livello 7, che non è da sottovalutare. Ha messo anche il pompatore di elisir. Guarda, se tiri una botta... Perfetto. Io direi... di adesso non metto la veleno, però partiamo direttamente con il gigante anche noi. Facciamo così. Così prendiamo tutto. Con le frecce prendiamo tutto, perfetto. Moschettieri, facciamo così e facciamo così. Qui è tosta, eh. Si fa veramente dura la situazione. Si fa veramente dura. Se riusciamo a mettere questo qui davanti, perfetto. Però ci ha preso... No, non ci ha preso niente. Ci ha preso niente. E qui ci dobbiamo soltanto difendere. Cioè, questa è difesa oltranza sta partita, mo, eh. Si è trasformata in una partita a difesa oltranza. Se riusciamo a difenderci è tanta roba. Lui comunque c'ha i tre moschettieri, c'ha un botto di elisir più di noi. Eccoli qui un'altra volta. Qui forse ho fatto una grande cazzata a buttare quelli, però devo provare. Facciamo così, mettiamo il mega sgherro e il cavaliere, eh? Ma secondo me una torre ce la fa, eh. Vediamo un po' che cosa combiniamo facendo così. Dobbiamo sperare perché è tosta. È davvero tosta difenderci in questo momento. 6, 5, forse ci riusciamo, attenzione. Sì, ci siamo riusciti. Siamo riusciti a portare a casa la nostra prima partita di questo episodio. E ottimo, una corona che comunque va benissimo. Dobbiamo anche completare il baule della corona. Io direi di andare a fare subito un'altra partita, sempre in questa sfida classica. Vediamo un po'. Giochiamo contro Dario, partiamo con gli scheletrini da 1 per vedere lui, anzi no, che faccio? Faccio la stessa mossa di prima, con gli arcieri che si sdoppiano. Riparte col mega sgherro e io a questo punto direi di mettere anch'io metto il cavaliere. Cavaliere e mega sgherro e metto anche gli scheletrini da 1, così stiamo a posto. Eccolo qua, eh. Perfetto. Sono riuscito a tankare con la rete da battaglia. Ok, va benissimo, va bene. Però non va bene un cavolo. Devo mettere il cavaliere dietro. Per forza, anche... Cioè, c'ha pure il
Fantasma Royale, ma il Fantasma Royale. Qua proviamo ad andare di veleno. Aglia, aglia, questo non l'avevo considerato. La sfera infuocata che ci distrugge tutte le truppe. Qualche danno ce l'abbiamo fatto. E adesso direi proprio di partire con il gigante. Gigante da dietro, con calma. Dato che secondo me stiamo avanti di Elisir. Però non è detto. Non è detto, dipende da lui come si comporta. Vediamo un po', eccolo qua. Ah, vieni qua innanzitutto. Vieni qua, vieni qua. Tu non ti preoccupare. Eccolo là, eccolo il draghetto infernale. La nostra bestia nera. Mamma, come lo odio. Quanto lo odio sto draghetto, mamma mia. Ma questa. Questa credo proprio che la perdiamo proprio easy. A meno che non mi invento qualcosa. Ma inventarsi qualcosa. È davvero impossibile in questo caso. Facciamo così. Lui c'ha la sfera infuocata, eccola là, C'ha la sfera, è stato un cretino a mettere quelli là lì. Normale, cioè c'ha la sfera infuocata. Lui c'ha la sfera infuocata e noi siamo messi male, 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 ma male, male, malissimo. Ma male malissimo proprio, ma aspetta a mettere la sfera in fuoco. Non so se ha misclickato. Non so che ha combinato questo qua, Ma ha fatto una cavolata assurda, secondo me, secondo me adesso sta messo male lui, Perché adesso non sa che cosa buttare più prima. E attenzione, mi sa che abbiamo vinto la partita, ragazzi. 4-3. Due, secondo me ha sbagliato nettamente a buttare la sfera infuocata. Non so, non penso l'abbia fatto apposta. Comunque ha sbagliato a buttare la sfera infuocata e ci ha dato la vittoria. Va benissimo, ce la prendiamo con molto piacere questa vittoria. Andiamo a donare al clan. E niente, ragazzi, io direi che per questo primo episodio può bastare così. Noi adesso ci andremo a. Ah, ok, ottimo, la strega. E ci prendiamo anche il mega sgherro. Non so se ce lo possiamo portare a livello superiore. No, però mancano 18 mega sgherro, quindi. Va benissimo, magari nel prossimo episodio ci possiamo anche fare qualche potenziamento del mio deck. Tranquillamente possiamo migliorare l'ariete da battaglia, sicuramente. Anche la veleno volendo e il mega sgherro al 100% perché comunque lo continuerò a richiedere nei prossimi giorni. Io vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto. Passate in descrizione dove troverete tutti i link per restare in contatto con me. Datemi anche qualche consiglio, come ho detto prima, sul deck da utilizzare. Noi ci rivedremo nel prossimo episodio, la prossima settimana. Un saluto a tutti dal vostro Wamata.